sindaco, la sicurezza rimane una priorità della sua amministrazione. Oggi lei, insieme alla sua giunta, rivendica risultati ottenuti anche rispondendo alle critiche di questi giorni che sono arrivate, diciamo, da una delle parti politiche che siedono in consiglio comunale e che fino a qualche tempo fa erano a maggioranza. Risultati concreti che lei ha elencato questa mattina, un momento anche per fare il punto della situazione rispetto a quella che è la situazione a Grosseto. Sicuramente un auspicio importante, una volontà che io tendo a estendere a tutta la cittadinanza, che è quella di analizzare il problema della sicurezza reale, della sicurezza percepita con oculatezza, con attenzione, vista la complessità della cosa. Studiando l'argomento mi metto a disposizione personalmente con il mio assessore per far capire che cosa sia stato fatto, che cosa si possa fare, che cosa si farà da domattina. Non si può scherzare su questo, bisogna contribuire individualmente a propagare un senso di sicurezza, non vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, perché tutti insieme, forze dell'ordine, polizia municipale, amministrazione comunale, prefettura, Stato e cittadini, possiamo risolvere il problema della sicurezza. È una chiamata alle armi collettiva. Noi mettiamo in campo delle cose che io stamattina ho ampiamente descritto e che esorto e che invito tutti i cittadini a visionare nella mia pagina Facebook, per l'elencazione delle cose che sono state fatte, ma anche di quelle che faremo da domattina, perché da domattina insieme alla prefettura stipuleremo 3 protocolli: il protocollo Grosseto Sicura per la lotta integrata interforze, per migliorare quindi l'interattività con le forze dell'ordine, dei carabinieri, della questura, dei vigili del fuoco e della guardia di finanza; un protocollo sulla videosorveglianza dove l'amministrazione metterà a disposizione delle forze dell'ordine le immagini recepite attraverso l'allestimento e l'impianto di numerose sezioni di videosorveglianza che abbiamo messo su tutta la città per garantire sicurezza; e poi l'ultimo dei protocolli, quello che forse richiama l'attenzione e il senso di responsabilità della città in maniera più forte, è quello del controllo del vicinato. Sarà creata una struttura dove ogni cittadino, in maniera strutturata, in maniera schematica, in maniera ovviamente regolamentata, potrà fornire informazioni su canali preferenziali alle forze dell'ordine sugli stati sospetti di situazioni legate alla microcriminalità che potrebbero divampare o degenerare. Quindi un insieme di misure, anche attraverso la richiesta reiterata, perché già è stato fatto dall'amministrazione attraverso il prefetto, dell'intervento dell'esercito strade sicure con l'individuazione di 2 siti sensibili sulla nostra città. Ecco, 4 misure importanti che da ora in poi cambieranno sicuramente il sistema di gestire la sicurezza, ma la misura più importante è quella della conoscenza, è quello del sapere che cosa sia stato fatto, quali siano le competenze, le funzioni attribuibili all'amministrazione, e cercare di interagire in maniera propositiva, in maniera proattiva, perché la positività può combattere la criminalità.